Che cosa rappresenta oggi la pizza? Un equilibrio tra tradizione e innovazione? Cosa ne pensi? La pizza oggi sta avendo un'evoluzione, però dal mio punto di vista la tradizione ne prevale sempre, sia dal punto di vista del gusto, sia dal punto di vista della resa finale, perché con i nuovi metodi si ottengono dei ottimi prodotti, però soltanto in determinate condizioni. Ed invece con la tradizione la pizza non ha confini, non ha limiti di nessun tipo, anche ambientali oppure insomma esigenze strutturali del locale dove si fanno determinate pizze. La pizza nel mondo come la vedi? La pizza nel mondo la vedo è universale, è tutto. Ciò che viene cotto nel forno a legna viene chiamata pizza. Ci sono diversi modi per poterla fare, io ne gradisco anche alcuni di questi, devo dire la verità, però quando si parla di pizza si parla della vera pizza napoletana, tutto il resto insomma è soggettivo. Per chiudere questo pizza UNESCO? Pizza UNESCO, sono d'accordissimo nel richiedere appunto una salvaguardia della vera pizza napoletana a livello mondiale, anche perché tutti si affiggono questo termine di vera pizza napoletana, quando poi invece non lo è assolutamente. Chiamarla pizza sì, ma vera pizza napoletana no, quindi bisogna proteggere questo termine e la pizza UNESCO mi sembra il metodo adatto per farlo. Le materie prime sono fondamentali per poter ottenere una vera pizza napoletana, a partire dalle farine, che devono essere farine deboli, non farine forti che poi per forza vogliono lunghissime lievitazioni, perché anche con farine deboli, con delle medie lievitazioni che si possono anche portare a 24 ore, riusciamo ad ottenere prodotti digeribilissimi. È inutile insomma sforzarci in 48 ore, 72 ore, è solo un lavoro in più che noi abbiamo. Quindi la farina è importantissima, gli oli che utilizziamo devono sempre essere degli oli extravergini, perché danno un maggior risalto al gusto della pizza. I latticini, quanto più noi qua in zona Napoli siamo fortunati perché abbiamo i migliori esistenti oggi sul mercato, ma chi non ha questa possibilità, a quanto più utilizzare prodotti freschi e non prodotti commerciali di banco frigo del supermercato, ecco, perché è un'offesa proprio direttamente alla pizza. I pomodori, un altro ingrediente fondamentale, ritorniamo sul discorso di prima, sempre perché qua siamo a Napoli, siamo fortunatissimi ad avere il San Marzano, però oramai con le nuove tecnologie non è vietato poterlo avere in tutto il resto del mondo, un pomodoro San Marzano buono. Quindi questi sono gli ingredienti fondamentali per poter fare un'ottima pizza, e devono essere ingredienti sempre guardati a vista, altrimenti il prodotto finale ne risente. E poi ci deve essere la mano del pizzaiolo. Quella poi è fondamentale, il manico è fondamentale, perché non ci si può improvvisare, un'arte che qua da noi viene tramandata da generazioni, e magari adesso con dei corsi di 15 giorni le persone diventano pizzaioli. Magari si può diventare un amante della pizza, uno che segue con passione questo mondo, ma da lì a dire di essere diventato pizzaiolo con solo 15-20 giorni insomma di addestramento fatto anche molto frettolosamente è un po' difficile. Quindi la mano di un vero pizzaiolo esperto, uno che lo fa da tanti anni, che magari suo padre lo faceva, suo nonno lo faceva, questo forse lo troviamo solo a Napoli ancora, ma comunque ci vuole per forza l'esperienza, perché con l'esperienza noi possiamo sapere che problema posso avere quell'impasto e qual è la causa che ci provoca il problema a quell'impasto, e quindi risolverlo. E questo te lo dà solo l'esperienza, non te lo dà nessun corso di formazione, nessun albo, nessun libro di tecniche, non c'è scritto da nessuna parte, quello c'è scritto solo nella formazione professionale che viene con l'esperienza. Quindi il manico è il fondamentale principale per avere una pizza buona.